il focus e l'obiettivo anche di Panism, di questa mostra, è dire l'uomo è ancora necessario alla natura, fa ancora parte della natura, sono due entità separate oppure un'entità unica, cosa possiamo fare per salvare il mondo. Parte da un'indagine tra uomo, natura ed ambiente, la collettiva fotografica di 5 artiste aretine, nata da un'idea di Fabio Mori. Una mostra di grande livello anche proprio come composizione. Ovviamente ha un tema dietro, che è il tema della sostenibilità e della natura, che guida poi tutto il filone di Casa dell'Energia. In particolare la figura della donna. Quale figura più giusta potrebbe essere deputata a far riavere quella connessione tra uomo e natura che noi oggi abbiamo evidentemente perso? Basti vedere quello che sta succedendo a livello di impatto ambientale. E questa è una mostra che torna a livello ancestrale sul rapporto uomo-ambiente, però curata attraverso tutte mani femminili che poi esse stesse sono appunto il tempio della fertilità e quindi della continuazione della nostra specie. Una mostra fotografica tutta al femminile, visitabile per tutto il mese. In esposizione gli scatti di Andrea Lisa Papini, Silvia Pannella, Mara Giammattei, Flavia Grammaccioni e Susanna Caperdoni. C'è anche l'intento di un po' appunto mettere in discussione sicuramente l'antropocentrismo che connota la nostra società, la nostra epoca e di conseguenza anche tutto ciò che ciò porta con sé, appunto a partire ovviamente dalla tematica ambientale, del cambiamento climatico e sicuramente anche un po' le lacune umane, i limiti che abbiamo come specie.